E benvenuti a tutti in questo nuovissimo video. Qui siamo di nuovo sul sulla Flipper. No, ma io devo. No, no. Facciamo un'altra cosa. Poi, che sarebbe sistemare un po' questo giardino che è brutto. È brutto. Allora, volevo un attimo guardarmi un bel film, per esempio. Un attimo. La data Maurizza. Volevo guardarmi, però a quanto pare siete arrivati. Ovviamente non avete tutti i torti. Perché dobbiamo ancora finire. Tre, credo, spero, gli ultimi tre. Tutti e tre incarichi. E qua voglio un parcheggio, un parco giochi invece di un parcheggio per un ampio parcheggio. Ok. Allora, comunque è un bel parcheggio ampiello. Devo smettere di peggiare i control. Che hanno due auto, però loro hanno ben tre posti auto. Hanno due auto, però hanno tre posti auto. Allora, qui è un. Allora, quindi cominciamo a vendere fin da qui, giusto? Perché qui sotto. Ma io vengo pagato anche per vendere. Allora, io vendo le cose e ci guadagno. E io vengo pagato anche per venderle. Come cacchio funziona sta cosa? Però facciamo stare. Però qui sotto, per caso sono passato io con il lanciafiamme, se no non si spiega. Beh, sai una cosa? Forse mette un bel lanciafiamme lì. Perché comunque c'è un bug, non so se l'hanno risolto, in quanto anche se tu metti cose tipo questo, oppure la ghiaia no, in realtà no, anche la ghiaia, perché in realtà se tu ci metti la ghiaia non è che si dovrebbe crescere più di tanto l'erba, ma insomma che fiorellino sì. Però ti cresco, se metti questo ti crescono comunque le erbacce sul coso. È vero che non ho ancora capito come funziona più o meno la fine di sto gioco. Allora, loro vogliono della ghiaia. Allora, mettiamo un bel giallino che letteralmente si potrebbe stare benissimo, ma di che sei un po' bastardo nel profondo. Pensa, di che sei bastardo nel profondo. In realtà non lo so se quella di Aio faceva o solamente con i cosi del pavimento. Sì, consumerò un pochino di più, però vabbè. Vabbè, posso anche diminuire così tanto in meno, in modo da riuscire maggiormente. Non riesco a tenere così tanto, è difficile. Vabbè, cerchiamo anche di fare sto pezzo in quanto non c'è nulla alla fine. In sto pezzo che è brutto non vedere nulla. Credo che è fatto apposta per evitare di mettere, diciamo, per farti sbagliare troppo.
Però noi non ci interessa nulla che meteoriti. Ovviamente noi stiamo puntando sto posto perché dobbiamo ancora finire. Allora, qui volano, vivono delle piante. Tre. Allora, per prima cosa mettiamo una così, poi prendiamo quell'altro. Ora non cominciare a rompere scatole gioco, che sto cercando di fare una bella una composizione poetica di piante, per favore, che sono un po', come dire, impegnato. Se non mi... È il primo lavoro che potrei prendere sul serio il gioco, smettila. Non saranno allineati, ma chi se ne frega. Arte, arte. Fuh. A posto di le opere moderne, che non ci fa niente. E abbiamo che per fare questo per il gioco è tantissimo. Quello che abbiamo fatto è tantissimo. Allora, intanto qui vuole della sa. No, un pochino di più me lo potevi dare, no. E fai lo stronzum. Ok, va bene. Dovevo semplicemente strafare un pochino perché se no non erano felici. E mettiamo... E dobbiamo mettere qualcosa per i bambini. Un scivolo con... Un'antenella che per il gioco si chiama Parco Giochi. Me non sembra proprio un parco giochi giochi, però se per te lo è, non dico nulla. Ok, questa volta ci mettiamo anche le vittime, ma di solito le dovremmo mettere dappertutto le vittime, in realtà, se no... Sto coso non regge neanche un bambino, però per semplificare la vita lo fa. Il vero che vedendo un montaggio semplice, normale, difficile, pensavo in sto gioco magari semplice che te lo semplifica per non romperti le scatole, no, per non farti vedere il blu delle cose che devi fare. Va bene, abbiamo fatto. Abbiamo anche messo sì, ma non erano dei nipoti. Non è meglio mettere più di uno di questo, però decidono loro, noi concludiamo l'ordine. Abbiamo fatto dei bei soldi semplicemente fregando. Dei vecchietti. Anzi, veniamo noi fregati. Poi perché questo coso era lì sotto, non lo... Boh. Ogni tanto le cose si buggano e vanno dove cacchio ti pare. Vabbè, lasciamo stare. Continuiamo avanti. Cerchiamo di... No, no, oh. Pensavo che erano solamente tre. Oh no. Vabbè, allora. Giardino dopo faccio... Perché devo fare uno e poi mi dai altri due? Dammi direttamente che... Allora, ovviamente sono questi due. Vabbè, facciamo i cose normali che molto probabilmente saranno gli ultimi due e ci liberiamo dalle scatole. Qui, allora, ho comprato una macchina nuova e lasciare la vecchia in garage in periferia, ma è così piano di spazzatura che non riesco neanche a entrare. Prima o poi bisognava darci una bella ripulita, penso sia arrivato. E mi chiami a me. Se non mi sbaglio... Nel gioco così a sto posto andiamo da un attimo lontano che a me mi sfondano le orecchie. In questo posto che tu devi fare tipo un bellissimo giardino. Poi vedi. Allora, per prima cosa. Ok, laviamo la macchina. Messi deve. Ma non lasciami lo spruzzino. Per lavare la macchina. Per non avere una macchina è perfetto lo spruzzino. Bene, abbiamo anche lavato la sua macchina. Poi
In realtà aveva detto di un est extra, però detto veramente. Ritornare a fare lo spazzino per delle persone che letteralmente non hanno voglia di fare niente dalla mattina alla sera. Aspetti così. Guarda, c'è anche un microonde. Un microonde, una lavatrice. Delle ruote. Oh, grazie mille, per favore. Anna. Una ruota. Una ruota. Neanche perché devi per forza tenere così le cose? Poi abbiamo palla e rastrello, perché sta proprietà non è una proprietà per metterci semplicemente un garage, ma è una proprietà da farci un giardino e mandarla al concorso. Però fare un giardino per un concorso per sto gioco, no, no, grazie, no, non lo farei mai, perché stiamo scherzando. E ora sì, sentiamo questo rumore insopportabile. No, io me lo sentirò molto probabilmente, che voi avrete l'audio molto più abbassato del mio. In teoria, bene. Dobbiamo pulire una finestra. Va bene, di solito i garage non hanno mai le finestre, però qui ce le abbiamo le finestrelle. E ora semplicemente mettiamo a postissimo la macchina. Cosa mi ha chiesto? Se devo pulire la macchina per avere un extra. Ma quante cavolo di gomme devi avere? Quanti cavolo di gomme hai? Ti servono tutte queste gomme? Se alla fine hai lasciato sto posto a se stesso? Poi la cosa più bella, chiama me per risolvere le cose. Sì, ma perché non li puoi mettere? No, no, è la cosa più brutta del... No, è bruttissimo, e tu non puoi mettere sopra la tua altezza di oggetti. Per forza devi prendere o una specie di la scaletta per andare lì, anche se tu benissimo puoi mettere gli oggetti. No, devi avere la scala. Poi un'altra pala, perché oh, grazie mille gioco, non ti bloccare. Sì. Nuovo punto abilità. Yay! Guarda, che a me non mi interessa un... Vabbè, un punto abilità della polizia potrebbe esserci utile. Pulisce lo sporco più veloce del 50%, perché non possiamo fare nient'altro, visto che letteralmente abbiamo fatto tutto. Ancora sporco, ma io mi chiedo, devo spostare gli oggetti? No, io spero proprio di no. No, non ho dovuto spostare gli oggetti, se no veramente io mi incacchiavo. No, mi pareva se pulivo la macchina potevo avere un extra. Sì, l'extra è era pulire la macchina con... in più la porta mi voleva proprio mandare all'altro mondo. Vabbè, terminiamo qui anche questo ordine del cacchio. Allora va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Quindi forse molto probabilmente sì, faremo solamente questi, poi nel prossimo episodio finiremo i DLC.
Buongiorno, dopo alcuni anni di insegnamento alla scuola elementare ho raccolto abbastanza soldi per comprare un edificio e poi talmente sì, abbiamo capito, dobbiamo fare un bel asilo. Perché sento sto rumore di acqua? Ah, ecco perché. Comunque io dall'asilo non mi sono mai piaciuti i colori troppo accesi, decisamente. Devi proprio mettere i cavoli di colori super accesi in modo da rendere deficienti i bambini. Per cosa? Ma ancora? Dove? Di qua. Per fortuna doveva essere a sto punto. Non evita di comprare roba in quanto è così. Ok, di qua non abbiamo. Qui sono i bagni. Due bagni che sono anche piccolini. Ma di solito uno. Qui ci dovrebbero. Si dovevano essere scarafaggi. Tu mi vuoi dire che ci metti qua dei scarafaggi? Io non lo so, perché devi mettere gli scarafaggi nella scuola materna? Devi cercare di rendere più schifoso sto coso? Nuovi rifiuti? 92%. 100. Eh sì, ma anche tu non nascondemelo. E vabbè, vediamo anche questi. E dobbiamo pulire la finestra. Vabbè, una bella finestrella pulita. In un modo decente, sperando. E vuole della peramatura. Madonna. E del giallo soleggiato, che sarebbe un arancione. Non del giallo. Questo voi lo considerate giallo o arancione? Perché secondo me è un arancione. Non lo so io. Forse sono daltonico che non riesco a riconoscere sfumature di giallo lo soleggiato. Poi che cacchio significa giallo soleggiato come colore? Che cacchio significa giallo soleggiato come colore? Poi erba matura, questo lo chiamo verde erba. E anche verde chiaro. Sì, ma è un verde chiaro alla fine. Non è un. Abbiamo rovinato, vabbè. Tanto la stanzina è così talmente piccola. Non se ne accorgono neanche alla fine. È che utilizzo un pochino di più di vernice. Ah, se no, a parte che pago io la vernice comunque. Se sbaglio, devo dare i soldi in tasca mia. In realtà, neanche la mia scuola materna è così tanto. Al massimo c'erano le aule di arancione. L'arancione è un pochino più chiaro che si poteva definire giallo soleggiato, come questo gioco dice, che è un arancione. Sarò deficiente io, però è un arancione. Questo a che cacchio serve? Un divano. Un attimo. Piccolo armadietto di scarpe. Beh, che ne vogliono 8. Ne mettiamo una sopra l'altro. E sono anche un infame che continuerò a mettere sopra in modo che i bambini non possono prendere. Ma di sotto dice. Ma non mi pare che. Di solito dove. Perché siamo
Una lavagna bianca. Perché la lavagna bianca? Poi dei ganci. 16 ganci. Dove cacchio te? Allora, ma la lavagna dove te la metto? Non lo so. Boh, te la metto qui la lavagna. Non so dove te la metto con 16 ganci. Sì. 1, 2, entriamo, mettiamo vicini vicini. Così che si possa anche rubare la merenda. Aspetta, che un attimo. Cioè, se io mi avvicino, non sono più a fuoco? Con quale legge della cacca? Con quale legge della fisica, della logica? Gli occhi non funzionano così. Non funziona. Vabbè, abbiamo fatto questa stanza, che dovrebbe essere una stanza in quanto dove i bimbi vadano a posare i loro giubbotti e le loro scarpine. Qui no, no, non mettere piastrelle della mensa. Perché devi mettere piastrelle della mensa? Questi ce l'avevo io in mensa. Io questi cacchio di colori ce l'avevo nella mensa. Scusami, ma cambia qualcosa tra un colore e l'altro? È poco più scuro. Questo è proprio un arancione arancione. Sapete una cosa? Io, la mia mensa era più o meno su un colore del genere. Credo, in realtà era su un grigio, però sempre un colore così. Con le piastrelle così. Io ricordo sto coso che sono le piastrelle della mensa. Mi fanno schifo. Io voglio rimuovere i rifiuti. Ma qui che cacchio c'è? Poi non capisco la sedia che si sta ingroppando il cuscino, però lasciamo stare. Chi sono gi a, a giudicare io? Nessuno, soprattutto la c'è uno che letteralmente ha voluto giocare troppo con le sedie. Mettiamone di qua perché decisamente dove metto tutte queste scatole del cacchio? Qui, cosa del genere? Proviamo un attimo, pulisco. Sì, vabbè, poi vendiamo. In realtà non lo so, forse non dovrò neanche vendere chissà cosa. Non si sta, vabbè. Lo mettiamo di qua, da funzionare. Allora, qui vogliono vendere cosa alla fine? Un attimo. Ok. Ah, questi, ah, tutto, cioè io, va bene. No, 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 no. È Lima perché non gliene importa. Ma se è scritto Lima vuol dire che neanche gliene importa, ma dai. Vabbè, la prossima volta devo leggere prima ciò che mi... Ma di solito lo trovi. Allora, qui vuono e pulisco una finestra. Non si sa neanche con quale legge morale una finestra è sporca l'altra, no? Vuono l'erba prima verire, che sarebbe una specie di lime, con fragola sorridente.
con blu reale. Questa cacchio di stanza, quanti muri ha? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'ha 6 muri, no? Facciamo una cosa del genere. Ben fatto. In realtà, già così, questa stanza renderebbe deficienti anche i bambini, però potrebbe servire per, come dire, se tu stai giocando da Pokémon, c'hai lo starter, ti ricordi? Ah, questo mi piace contro il fuoco super efficace contro l'erba, erba contro sufficiente contro l'acqua. Yeah! Fammi per quello. Mettiamo dei colori scuri, che ci mettiamo un nero, perché devi rendere deficienti. No, allora, mettere troppi colori vivaci potrebbe rendere deficienti i bambini piccoli, secondo me. Li rende deficienti. Io devo per forza mettere i colori un pochino più vivaci, ovviamente, forse voi vedrete i colori molto meno chiari, io li vedo non chiari di più. Sì. Allora, vuoi una lavagna bianca? Sta lavagna bianca, se non mi ricordo male, non, così da sola non serve una ceppa di minchia. Due tavoli, quante ne posso contenere? Boh. Quindi 8 sedie. Se lì si sono tipo 16, tu avrai pensato magari che ci dovranno stare le 16 bambini in sta scuola. Perché poi alla fine ne metti 8? Oh, ma come cacchio salti, imbecille? Voglio stare sopra il maledetto. No, sopra il maledetto tavolino. Lui no, vuoi saltare oltre? Boh, non fare. Non sei mica Spider-Man, no, queste scatole, levale, che non servono una minchia per te. Fidati, bastano due ceste di quelle dei panni e sei a posto. È così che facevano nella scuola, due ceste e basta. Boh, mettiamo le scatoline qui magari, forse per metterci dei giochini. Ma dimmi di prendere questi, che evidentemente avrebbe più senso per metterci i giochi. Poi diamo anche le tasse che c'erano qui per fargli prendere l'ebola. Va bene. Vuole quattro tappetini. Ni, fiori verdi. Ma perché? Ma perché? Ne vuole un altro? E cioè. Non ho. In realtà no, di solito non avevano quel tipo di tappeto con le lettere, i numeri, se non mi sbaglio, c'avevano quello per i bambini. No, è un infarto cercare di mettere la roba qui. Allora, poi vogliono una palla. Una scatola compatta dove mo dove cacchio pensi che te la metti una scatola compatta? No, è bello che sta tizia non è ancora, ne ha già ben tre scatole di quelle che sono come quelle compatte, però no, devi rompermi le scatole rendendomi la vita difficile cercando di tenere roba inutile, ovviamente per uccidere i tuoi bambini.
Questo che cosa dovrebbe essere una sala mensa per caso? Dove sono i rifiuti? Dove sono i rifiuti? No, io non vedo nessun rifiuto. Forse il rifiuto intendeva che sono io il rifiuto. Prendi l'aspirapolvere. Prendi! Che problemi c'hai? Non c'era, se non mi sbaglio, non c'era. Non c'era. Ancora non è finito, perché è l'altro rifiuto? Dove cacchio è l'altro rifiuto? Qui è fatta, però perché non si stanno questi qui? Pulisci la finestra, metti i tasti. Cioè loro vogliono. In teoria qui sì. No. Boh. Allora, mi dice, metti 16 ganci, perché noi avremo 16 bambini. Qua mi dice, metti 8 sedie, perché avremo 8 bambini. Ma allora decidetevi. Allora, dobbiamo pulire sempre la finestra, che ormai è diventato, non è più un optional, non fare la finestra. Poi mettiamo la merda come pavimento. Facciamo un po' di contrasto tra verde e bianco, perché non è possibile. Tu mi richiedi il colore del pavimento come piastre, che vuoi letteralmente calpestare le tue pareti da quanto cacchio fanno schifo? No, così è. Così sì. Che si sta, non mette tutto uguale. Comunque, chiedi almeno delle cacchio delle cacchio di sedie, sala pranzo, sedie, anche delle sedie a bar in realtà, tipo stare. Sì, prendiamo delle sedie a bar tipo questa, bar scura. Dimensione, ma l'S più grande della M, media. Ah no, perché basso. E il gioco è anche cretino. Fa slimo. Perché la versione slime è quella più piccola, non è che più bassa, non c'entra nulla. Cioè, in realtà poteva c'entrare, però fai capire male, fai capire che vabbè. Comunque mi viene in mente un fatto di quando io ero nonna. Elementari, che noi diciamo che uno, mamma mia, non so perché deve buggare le cose così il gioco. Allora, praticamente eravamo al giardinello dove stavamo giocando, io e qualche altro avevamo visto una serpa, praticamente uno si è divertito a rubare una sedia dai custodi, boh, non so neanche dove cacchio era venuta, era spuntata, e da lì abbiamo giocato a farsi buttare giù dalla sedia,
in un modo innocente, ok? Vabbè, dici, vabbè, avevamo almeno 7 anni. Sì. Diciamo che poi sono stato io dopo, così, no, a buttare uno, no, non essere buttato. E il bello che c'era, un tizio che si è messo davanti al tizio che doveva essere, diciamo, buttato, per dir così. Il bello che io l'ho preso in piena testa. Non l'avevo così. Non l'avevo fatto minimamente apposta. Per fortuna. Per fortuna sta bene, non è successo nulla di grave, se no non l'avrei raccontato. Però l'unico stronzo che è andato in punizione sono stato io. L'unico stronzo, io, per una cosa che l'ho fatta per sbaglio. E vabbè. Tutti gli altri intanto continuavano a giocare anche in modo pericoloso. No, in realtà no, tutti che hanno giocato in modo pericoloso del cacchio, che si sono fatti male anche come quello che non è neanche successo chissà che alla fine. Io, l'unico che è stato per qualcosa punito, io. Neanche per dire, vabbè, ho fatto tante volte delle cose pericolose. No, l'unica volta che magari faccio così, diciamo, per avere qualche amico e non hanno amici, l'unico stronzo che viene punito sono io. Madonna, perché? Perché? Oh, mi vuoi male, poi basta, me. Oh, finalmente. No, anche se. Allora, l'unico stronzo. Vengo. L'unico stronzo che ti ha messo sì, io. Sì, ma perché ora la gente deve chiamare perché cazzo mi deve chiedere? Lasciami stare che. Sto facendo un video, sto anche raccontando le mie cose. E non posso neanche raccontare le mie cose. È la cosa più bella. Non è l'unica puntata dovevo letteralmente non solo punire me. No, no, un attimo, mi ci avrei andato in tilt per sta roba. Non la devo più fare. Io. È vero che molto probabilmente ripeto sempre le solite cose, ma scusate se lo faccio, ma perché non riesco ad abituarmi a fare più di due cose. Il bello che non avendo neanche la webcam, diciamo, il viso non posso starmene fermo a gesticolare, quindi per poter fare qualcosa. Non posso stare lì fermo così a parlare con un imbecille. Allora, però in teoria di solito ci mette tutti in così per in tutti così perché generalmente un gioco pericoloso nessuno deve fare. No, non così per. No, in realtà no, forse tutti, però gli altri sono stati. No, in realtà no, ma sono beccato tutto io una punizione. Perché tutti mi hanno buttato il dito su di me. La cosa più bella. Gli altri hanno cominciato per tutti. Però quelli che sono stati hanno buttato il dito su di me, quindi mi sono beccato tutta io. La punizione. Cioè non potevo giocare per almeno 2 mesi. Sì, dovevo starmene sotto così. A non far, sotto un albero a non far nulla. Bello.
Però che questo lo vuoi vendere? Questo no, perché è buono. Poi un'altra punizione che decente non aveva senso. Diciamo che due dei miei compagni si piacevano alimentare, vabbè, però avevano ben quanto quei cavolo di 10, no, no. Tu entri a 6 anni, diciamo. 5 anni, 6, diciamo, verso gli 11, 10, diciamo così. Questi due ci piacevano, ok? E si hanno dato un bacio, per esempio. Un bacino anche innocente. Però i prof li hanno visti e ci sono incacchiati a morte. Meno era un bacio tra ragazzo e ragazza, e tra un anno o due avrebbero trovato un fidanzato alla fine. Inutile che fai delle polemiche. È bello che in quel momento stavo giocando con loro. Era un bacio così perché ci sono dati in un modo. Posso capire se si sono dati un bacio erotico, come dire, quelli che letteralmente fanno, che non si dovrebbero dare a scuola, ma un bacino. Un bacino che letteralmente ti trovi il tuo bambino anche a 8 anni, già con la finanza. Con la fidanzatina che si baciano alla fine. Boh. Però lì tutti erano andati in punizione. Sapevo così, però tutti erano andati in punizione e non potevamo uscire per una settimana, per 2 o 3 giorni, per un bacio. Per un bacio, se non mi ricordo male. Vabbè, io sono tanto. Vabbè, comunque con la punizione, io che era di 2 mesi a non fare nulla, me lo sono scappata in una settimana, ma meno, per mia fortuna. No, è vero che no, poi quando è ritornato il poverello che si è beccato la sedia, sì, ma che cacchio, c'era l'altro che diceva: su forza, tocca a me, tocca a me, e tu ci passi davanti. Vabbè, ora ho finito così, quindi posso rispondere al telefono. Scusate, mia mamma. Il bello è che l'avevo già staccata così, però continua sempre a chiamare. Sì, ma il bello, se io ti stacco così quando sta suonato, signora, io non posso parlare. Lo so che potrebbe essere brutto, però se lo faccio, significa che non posso parlare. Inutile che uno esista. Sì, ma arrivo a casa, arrivo. Non, perché se sono arrivato a casa? Ovvio sono arrivato a casa, ormai. Cioè, non serve che mi chiami. Ma sul serio, anche sto robo sporco. Ah, addirittura due finestre sporche qui, mettiamo. In realtà non ho ancora capito come si deve fare per pulire al meglio queste finestre del cacchio. La presa della corrente era questa. Qui che cacchio ci attacchi? No, voglio sapere, qui che cacchio si attacchi? Una prolunga? Che cosa? Un telefono? Per mettere in carica? Boh. Qui vuole ancora il trio dei colori per rendere deficienti le persone. Pesca chiara. No, no, no. Rosa pastello. Forse. No, forse.
Lei è una persona che è indietro con gli anni, che molto probabilmente sta separando le femminucce e i maschietti. I maschietti stanno lì a giocare a Pokémon. Qua ci sono le femminucce che stanno a giocare con le Barbie. Per me è questo che sta facendo la tizia. Sta separando maschi e femmine. Non lo so, allora a questo punto mette anche lì il rosino. Non solamente qui rosa pesca chiara. Metti un colore neutro che è un pochino l'arancione, che specialmente a tutti non è che gli fa schifo. Alle ragazze non gli fa schifo il rosso, ai maschietti non gli fa schifo l'arancione, non gli fa schifo il rosa. Tanto sanno tutti che ai maschietti si impara a odiare i colori rosa, tutto e per tutto. E poi i maschietti, quando diventano grandi, imparano che il colore rosa va indossato sempre comunque. Ma di solito sono le fidanzatine che fanno indossare il rosa ai maschietti. Non sono mai loro che lo indossano perché gli piacciono. Sono sempre le ragazzine. No, ma stiamo scherzando, dai. Scherziamo. Abbiamo anche finito. Ovviamente ho fatto apposta di mettere il pulmino più celeste perché a me mi fa schifo la tonalità rosa, la sua tonalità, no, il colore, la sua tonalità. Allora, però ogni tanto diciamo che se dobbiamo dire la verità, ogni tanto viene perché c'è un cacchio di PC e ovviamente non possiamo mettere una tenda sopra un PC. Perché ovviamente il PC è così tanto, come dire, grosso che non permette di mettere una tenda. Allora, comunque, la tonalità rosa di solito, per esempio, tutti conosciamo GTA 5, tu puoi personalizzare le auto, benissimo, che ovviamente tu devi spenderci 72 ore della tua vita per riuscire a comprare un'auto che il gioco non ti dà neanche i soldi, e poi solamente su PlayStation ti danno il milione, però anche su PC lo danno, però, ovviamente no, solo su PlayStation, perché sono razzisti contro i LGBT. I LGBT perché PC da gaming hanno sempre le lucine multicolor. Bello che io l'unica lucina che non mi piace in realtà è il viola, però non è neanche quel viola fastidioso, è un viola che, ok, ne potevo prendere ben due di questi. È un quel viola che diciamo che ci sta. No. Boh, non sto capendo una. Non dirlo. Non dirlo. Senti, i PC li porto da un'altra parte. Porto i PC. Senti, tieniti i PC. Fai un qualcosa finché non aspetti. Perché hai qualcosa, hai due PC almeno, ti tieni roba. Io vado avanti alla scuola. Basta. Poi delle sedie. Uffi. Eh sì, no, l'ho detto. Un posto dove mettere i bambini. Un altro posto dove mettere i. No, un posto dove mettere i femminucci. Un altro posto dove mettere i bambini. Quindi, letteralmente, sta scuola è il vecchio stile dove si separano sia i bambini sia le femminucce. Ovviamente dove sono le femminucce si mettono più roba bella,
Interessante, dove sono i maschietti? Non ci mente nulla. Poi aumenta scrivania da computer. Poi quanti caccheri computer. Ovviamente per FNUC si fa imparare anche a utilizzare i computer appunto perché loro da grandi devono fare le segretarie sexy. Segretarie sex. Avete capito? Molto bene. E i maschietti sono lì per imparare a diventare dei pilotti di Formula 1. Così e poi così possono assumere le segretarie sexy per aiutarli nel caso che loro non sanno né parlare né scrivere. Ovviamente, tutta la questione che ho detto è solamente per puro scopo di fare delle battute riguardanti a sto sistema che fa schifo. No, l'ho fatta anche una bella casina. Sì. Comunque sì, è quello che ho detto. Sì, è come ho detto io, perché qua che cosa sono? L'orsacchiotto a cui piacciono molto le bambine e il coniglio. I coniglietti rosa. Non mi puoi dire che qui che cosa c'è? Una palla. Colori un pochino che attirano i maschietti. Gli si sono più colori che attirano le femminucce. Abbiamo finito tutto? Qui, perché ovviamente deve essere una cosa a parte, non è una stanza insieme, una stanza a parte. Bene, per la prima gioia mia, il gioco è cacciato, non voleva più caricare, vabbè. Proprio quando abbiamo finito il video, quindi se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, se volete iscrivetevi, se volete supportarmi iscrivetevi al canale e... E condividete anche i video dei vostri amici che a noi molto probabilmente si toccheranno gli ultimi due missioni, sperando che sono le ultime due missioni di giardinaggio, perché effettivamente non li sopporto più ormai. Soprattutto trasformare la discarica in una palestra all'aperto. E dopo potremo continuare con le case per le persone un pochino più ricche. Forse abbiamo anche finito letteralmente. Forse una casa, due. Forse, poi abbiamo anche finito. Qui cosa abbiamo? Roba. Uno yacht. Vabbè, quindi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!